Arezzo Alecco per trovare il primo successo esterno. La squadra Amaranto è l'unica nel girone A che non ha mai vinto fuori casa. Tre cambi per Di Donato, torna Tassi in mezzo al campo, torna soprattutto Ceccarelli in difesa al posto di Baldan e Rolando. Con Caso che parte dalla panchina, un Lecco abbastanza diverso rispetto a quello dell'andata, vari rinforzi e soprattutto un nuovo allenatore D'Agostino. Dopo 50 secondi, Cutolò prepara la conclusione, la parata di Safaricas Tassi. Cutolò, Arezzo che parte bene nei primi minuti, traversone di Cutolò a cercare Belloni. Borghini perde un brutto pallone recuperato da Bolzoni che ha servito Strambelli che la dà a Capogna. Capogna! Pissardo al 14esimo, salva la porta dell'Arezzo. Poi Tassi commette fallo su Capogna per l'arbitro Arace. Calcio di punizione. Siamo al limite anche, non si sa bene se dentro o fuori. Comunque calcio di punizione. Batte Strambelli, palo! Pissardo! La palla è entrata però. La palla è entrata al 20esimo, Strambelli porta in vantaggio il Lecco, terzo gol in campionato per Strambelli. Rivediamo il sinistro, palo, è qui che entra il pallone nettamente, poi Pissardo prova a schiaffeggiarlo, allontanarlo, ma non ce la fa. Conclusione ancora di Strambelli, pallone però abbastanza alto. Procopio. Prova ad andare via, punta Luciani, traversone con il sinistro, Capogna, anticipa Ceccarelli, palla sul fondo. Strambelli, pressing sull'Lecco, qui sbaglia tutto però Bolzoni, Arezzo che ha recuperato con Foglia, Gori, Cutolo, scambia ancora con Gori! Recupero di Bastrini, al limite del fallo, rivediamo, l'Arezzo si lamenta. Insomma, intervento rischioso per il giocatore del Lecco. Secondo tempo, Foglia sopra la traversa. Attenzione con lo scatto di Danna. Danna attende Luciani. Danna, palla dentro. Procopio si è liberato della marcatura di Borghini e fa 2-0 al secondo minuto della ripresa. Inizio shock di secondo tempo. Il Lecco trova il gol del raddoppio. Rivediamo Danna. Non si capisce qui la posizione, comunque si capisce che ha anticipato Borghini. Procopio, primo gol in campionato. Luciani, traversone lungo. Rolando, e poi si avvita Cutolo. Conclusione fuori. Strambelli, è entrato Baldan nell'Arezzo, è uscito Borghini. Colpo di testa di Danna. Palla sul fondo. Belloni, Gori, Cutolo, sinistro! E l'Arezzo riapre il match al 17esimo. Cutolo va in doppia cifra. Decimo gol in campionato per il capitano dell'Arezzo. All'improvviso la formazione Amaranto rientra in gara. Una gara che sembrava destinata al passare inesorabile del tempo e quindi l'avvicinarsi della sconfitta. Carissoni per Danna. Palla sul fondo. Arezzo qui in pressione con Luciani, pallone che si impenna, vedete che è entrato anche Piu nell'Arezzo. Attenzione qui, non è un grande intervento del portiere Safaricas. La conclusione di Foglia però è fuori, ancora Foglia, Cutolo, siamo ormai al 90esimo, Cutolo cerca spazi, poi serve Piu, fa proseguire per Tassi, mette dentro il pallone Tassi, Gori! Il 2-2, ancora Gori, l'Arezzo si aggrappa a lui, ma perché gli arrivano così pochi palloni a Gori che quando riesce a vederne uno, come qui, con questo colpo di testa ravvicinato, come in casa del Renate, anche in casa del Lecco, Gori riacciuffa il pari, l'Arezzo come a Carrara recupera due gol, non è finita però, attenzione a Bob, pallone dentro per Foll di testa, il pallonetto, traversa, poi c'è Forte! Calcio d'angolo, che brivido qui, colpo di testa, scendere di Foll, Arezzo che stava per veder vanificato il grande sforzo del pari, Lecco a un passo dal 3-2, ma non c'è più tempo, dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Arace dice che basta così, per l'Arezzo è l'11esimo pareggio in campionato, una sola vittoria nelle ultime 5, però quello contro il Lecco, per come si era messa la partita, come si dice in questi casi, è un risultato positivo per la formazione Amaranto, anche se anche in casa del Lecco troppi errori e Arezzo troppo a sprazzi e troppo sulle giocate dei singoli.